Ciao, benvenuti. Benvenuti al canale YouTube lezionidifumetto.it. Oggi parleremo di una cosa essenziale, i materiali. Conosci i materiali e conosci te stesso. Cerca di capire esattamente cosa ti piace di più, cosa risponde di più alle tue esigenze. Per esempio, matite, esistono matite di tanti tipi. Questa o la micromina, c'è chi disegna solo con la micromina, c'è chi usa questa. Ci sono anche delle matite più grosse volendo. Una cosa fondamentale, un consiglio che ti do, quando disegni, usa prima magari una matita come questa, dura, HB 2H. Poi, una volta che hai definito un po' la forma, scegli e inchiostra, diciamo, una prima linea con una matita più morbida, con una 2B, 3B o anche con la micromina, che ti porta sempre più vicino a quello che sarà l'uso della china, per esempio. Esistono poi molti modi di dare la china. Tradizionalmente, la scuola degli anni 30 e 40, che poi ha avuto un grandissimo seguito, usava questo pennello. Questo è un pennello di Martora della Winsor & Newton, numero 2 della serie 7, che è la serie regina. Questo veniva utilizzato da grandi disegnatori come Alex Raymond o Al Foster, Will Eisner oppure Milton Caniff, e in tempi più recenti da Daniel Clowes e anche da moltissimi altri disegnatori. Ma esiste anche un altro strumento principe, che è questo, il pennino. Vedete, questo è un portapennini giapponese. Il pennino è molto più nervoso, più duro, più rigido, no? Il pennello ha un segno morbido e il pennino ha un segno leggermente più scattante. Dopo il pennino è cominciato ad andare molto di moda il pennarello. I pennarelli vi consiglio di usarli waterproof, cioè idrorepellenti, in maniera tale che se poi decidete di acquerellarli non si scioglie anche la linea. Un elemento molto importante è la gomma. Dovete capire che mano avete, se avete la mano pesante o avete la mano leggera. Non c'è un meglio o un peggio, sono delle caratteristiche. Io per esempio ho la mano delicatissima, Baru ha segni molto molto violenti. Fa parte della cultura, dell'atteggiamento, di come anche portate le spalle banalmente, no? Dell'anatomia in un certo senso. Le gomme quindi servono per cancellare gomma pane, io ve lo consiglio, usatela sempre. Poi esistono delle gomme più dure, queste gomme sono non di quelle che rovinano il cartoncino e portano via la patina, diciamo, di superficie, perché altrimenti vi rovinate il disegno. Però questa è una gomma decisamente che cancella. Questa è la mia gomma preferita, è una gomma che non si trova più, è una gomma giapponese da animazione che veniva un tempo venduta addirittura da Muji. Adesso non la fanno più, ora le fanno più di plastica. Questa è gommosa, un po' ruvida, porosa. Ovviamente tra il pennino e il pennarello c'è anche il rapidograph. Il rapidograph si contraddistingue perché ha un segno neutro, lineare. Il pennello ha il segno più morbido e sinuoso possibile. Non è così difficile da utilizzare, però bisogna prenderci la mano perché ha la punta molto flessibile e noi non siamo molto abituati a usare queste punte. Noi scriviamo con degli stilo, le penne o le matite, diciamo, hanno la punta dura, quindi sono più simili al pennino, che è una punta d'acciaio. Il pennino però è flessibile, quindi se voi premete e rilasciate, il pennino ha un segno che si ingrossa e si riduce. Negli anni d'oro del fumetto tradizionale, dagli anni 40 sino agli anni 70, il pennino e il pennello si sono passati il testimone, ma molto spesso, cioè prima usavano il pennello e poi hanno cominciato a usare il pennino, però molto spesso in realtà venivano utilizzati entrambi. I materiali che vedete sono una parte dei materiali che io utilizzo e sono selezionati negli anni a seconda delle esigenze. Ora li vedremo uno per uno per capire esattamente quali sono le caratteristiche e in cosa sono meglio di altro. Dunque, matite. Io consiglio, nel caso dobbiate mettere a fuoco il disegno per capire esattamente la posizione del personaggio, di cominciare per esempio con una matita 2H. È una matita che io utilizzo generalmente per fare le forme così, un po' grossolane. Poi con una 2B, 3B, che sia micromina oppure una matita di legno, cominciate a definire meglio la forma. Se dovete ombreggiare, magari questa che è più grossa è più comoda, invece questa dovete fare tanti segnetti sino a fare una massa. Questa è una matita tutta di graffite, in realtà io non la uso quasi, ve la mostro perché sappiate che esista. Reagisce diversamente alla gomma rispetto a questa, è un po' più refrattaria a essere cancellata.
Poi ci sono le gomme. Se avete la mano delicata, io vi consiglio di usare la gomma pane, che serve per levare, diciamo, il grosso, ma lascia comunque i segni. È una gomma comunque molto delicata. Queste sono nell'ordine sempre più abrasive. Questa è una gomma giapponese, una gomma che viene usata negli studi di animazione, molto delicata, non è di plastica, è una gomma appunto proprio gommosa, porosa, molto delicata, è la gomma migliore che per la mia mano che io abbia mai trovato. Questa gomma io la compravo da Muji, adesso non la fabbricano più. Da non confondersi con questa, che è una sua parente ma non è la stessa, è una gomma giapponese, io l'ho comprata da Sekaido, uno dei più grandi negozi di belle arti che ci sono al mondo, e a Shinjuku Sanchome a Tokyo. Sono 6 piani di supplies per l'arte, diciamo, quindi ci sono anche queste gomme. Questa è una gomma molto buona, è di plastica e quindi molto più abrasiva di questa. Poi questa è invece un po' più porosa, la materia può ricordare vagamente questa, però questa è molto più abrasiva, è una gomma della Faber-Castell, molto buona, si può anche custodire chiusa per cui non si sporca, come fa per esempio la gomma pane, ed è un'ottima gomma da viaggio, esiste anche in un formato più piccolo. Un altro elemento, diciamo, che tradizionalmente viene usato nel fumetto è un elemento che si chiama pennello. Pennelli ce ne sono tanti, però questi qua sono pennelli che vengono utilizzati anche in Giappone per i manga. Qual è la differenza? Questi qua con il fusto trasparente sono pennelli che ho comprato da Sekaido, sono pennelli giapponesi e sono pennelli sintetici. La punta si rovina subito e non li consiglio per i lavori di fino. Sono buoni come delle piccole scopette se dovete fare delle grandi campiture. Questi invece sono pennelli di martora, se voi usate la china o l'acquerello sono i migliori che esistano. Questa è la numero 2 serie 7 della Winsor & Newton, hanno un grande serbatoio e di solito fanno una punta molto buona, soprattutto quando sono nuovi e durano molto se li usate bene, se li pulite sempre. Adesso ho appena inumidito la punta, però si vede già che fa la punta a spillo. Esistono pennelli anche con un serbatoio più grande, quindi pennelli numero 4 della serie 7 che vanno benissimo e si usano anche per inchiostrare, per fare la linea. Tradizionalmente il pennello, molto usato sin dagli anni 30-40, cede il posto al pennino oppure vengono utilizzati insieme nell'inchiostratura. Esistono due categorie fondamentali, pennini da scrittura e pennini da disegno. I pennini da scrittura di solito sono pennini che hanno la pallina in fondo e fanno un segno più grosso. Si possono usare anche quelli, si può usare anche una penna stilografica volendo per disegnare, però diciamo che questi sono i pennini veri che si usano e che hanno una qualità superiore. Io li ho cercati in tutto il mondo, li ho trovati in poche cartolerie. Questi sono Brause, scritto Brause, 511-513, sono più morbidi e un pelo meno morbidi, sono molto flessibili, hanno un acciaio temperato pazzesco perché permette grandi aperture, perché se voi prendete, vedete, il pennino apre le sue punte, se voi spingete apre le sue punte e poi rilascia, quindi il segno che si ingrossa e si riduce. È uno strumento eccellente. Questi portapennino sono un po' cicciottelli e più corti, sono per me perfetti per la mia mano, dovete misurarli, ne esistono di varie fogge. Vi sconsiglio i portapennini enormi, grandi eccetera, che sono molto divertenti da vedere, però poi da usare sono tremendi. E il pennino comunque è uno strumento che somiglia di più, diciamo, rispetto al pennello, alla penna che noi siamo soliti usare. Il grande mangaka giapponese Jiro Taniguchi mi consigliò di usare questi multiliner Copic, dei pennarelli che sembrano un pochino, hanno la punta calibrata e sembrano un pochino dei rapidograph. Vedete che sono tarati, sono 003, sono dei pennarelli sottilissimi, con le linee sottilissime. I rapidograph sono degli strumenti che si caratterizzano per una linea regolare, no? Mentre invece istintivamente sia il pennino che il pennello permettono delle linee più sinuose. Questi sono parenti dei rapidograph e anche i rapidograph con il segno regolare sono comunque a tutto tondo strumenti benvenuti nel firmamento del fumetto. Recentemente vengono usati al posto di questi dei pennarelli. Questi, per esempio, Micron, sono di grande qualità. Questo è 005, ma ci sono di tutte le dimensioni. Sono tarati, non sono mai molto precisi. Dipende poi anche da quanto voi li rovinate quando premete. Questi pennarelli vengono utilizzati
molto, anche per fare le squadrature e anche per fare un lettering, ma vengono utilizzati per un segno regolare e per dei dettagli molto piccoli. Recentemente sono stati immessi nel mercato questi, che sono dei pennarelli molto belli, molto buoni, della Winsor & Newton. Hanno questo stilo molto lungo e la punta morbida, quindi permettono un segno che si può simulare vagamente quello del pennello. Vedete, ci sono varie 03, 05, c'è anche 01, sono varie misure, varie dimensioni che possono alternate fornire anche una china molto sinuosa, se non usate il pennello ovviamente. Dei pennelli moderni, diciamo, che sono stati utilizzati, questo è un Pentel ma ci sono Sakura eccetera, sono dei pennelli con il serbatoio ricaricabile o addirittura anche cui voi potete mettere dentro l'acqua, volendo usarli per acquerellare. Sono dei pennelli da viaggio, fondamentalmente vengono utilizzati da molti mangaka, servono per inchiostrare come si faceva un tempo con il pennello, se non avete voglia di usare questo, che è l'inchiostro di china, su cui faremo un capitolo a parte, come le carte, perché ce ne sono di tanti tipi e bisogna capire qual è meglio a seconda delle vostre esigenze. Comunque tendenzialmente si cerca, questo è uno dei più cari in assoluto, si chiama Carbon Ink ed è una china molto coprente, molto nera. È un altro strumento che vi consiglio caldamente, soprattutto se voi fate i fumetti che non colorate direttamente, vi consiglio di attrezzarvi di queste piccole le penne a inchiostro bianco. Servono per ritoccare, per pulire il segno, per cambiare e cancellare, fare delle correzioni. Si chiamano Hybrid Gel Grip oppure quest'altro è Uniball Signo Broad. Hanno una caratteristica diversa l'una dall'altra, questo ha un segno più sottile rispetto all'altro e questo più grosso e un po' più coprente. Altro elemento estremamente importante è questo tipo di riga, che ha una doppia taratura. Infatti, come voi vedete, ha qua i centimetri e contemporaneamente qua vi permette di fare le linee ortogonali, perché ha tante righe parallele e anche perpendicolari, il che significa che voi siete in grado di, rispetto a una vostra squadratura, di misurare con precisione quello che state facendo. Questo è molto utile, è estremamente prezioso. Questa riga, che è della DAL, si trova anche online. Last but not least, questo è un pennarello Comic Pen Maxon della Holbein. Questi sono dei pennarelli a doppia punta con la punta a pennello entrambi, una punta molto sottile e una è una punta più grossa per le campiture, con doppio serbatoio. Molto utile, è usato moltissimo dai mangaka. Questa è una tavoletta luminosa Huion di formato A3, molto utile. Serve per ricalcare ed è utilizzabile soprattutto perché è portatile, leggerissima ed è assolutamente consigliabile. Costa pochissimo, se non ricordo male circa 60 euro. Se ti è piaciuta questa puntata e ti interessa il corso lezionidifumetto.it, iscriviti al canale. Troverai anche un sito www.lezionedifumetto.it nel quale ci saranno dei pacchetti di approfondimento per ogni singolo punto affrontato in queste lezioni e il link in descrizione per tutto questo. Ciao!